Santa Messa per la famiglia in Grao. Oggi celebriamo la solennità di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per partecipare dignamente a questa Santa Messa, in questa solennità di San Francesco d'Assisi, con umiltà dinanzi a Dio riconosciamo tutti i nostri peccati, esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parola, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu soli santo, tu soli Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
vivo viscidacile. Ecco che nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo per muro di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, con la luna nei giorni in cui era piena come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e il mio carice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte nel mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il Signore, l'unico mio bene, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, dal letto di San Paolo apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo mi è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutti i Israeli di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidio. Io porto le stigme di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Fratelli, amen. Parola di Dio. La sequenza provvisi nuovi di santità degni di lode, apparvero stupendi e per i nostri propizi affidati a Francesco. Agli scritto nuovo gregge e dato nuova legge, si rinnovano i decreti del re, ritrasmessi da Francesco. Un nuovo ordine, una nuova vita, sconosciuti al mondo sorgono, la regola emanata ripropone il ritorno al Vangelo. Conforme ai consigli del Cristo è dettata la regola, la norma data ricalca la vita degli apostoli. Corda rude, veste dura, cinge e copre senza cura, il cibo si dà in parsimonia, sono gettati i calzari. Povertà soltanto cerca, niente vuole di terrestre. Qua giù Francesco tutto calpesta, rifiuta il denaro, cerca luoghi solitari, ove sfogarsi in pianto. Gime per il tempo prezioso, sciupato nel secolo. In un antro della verna piange, prega, prostrato a terra, finché l'anima è irradiata di celeste arcana luce. L'ha protetto dalle rupi e immerso nell'estasi. Il serafico alla terra preferisce il cielo. È trattato con rigore, il corpo si trasfigura, nutrito della parola di Dio, rifiuta ciò che è terreno. Dall'alto un serafino alato gli apparve, e il grande re, sbigottisce il padre, atterrito dalla visione. Nelle membra di Francesco tutto assorto in orazione, imprime i serafini segni del crocifisso.
è soggiato al sacro corpo, piegato mani e piedi, il lato destro è trafitto, sirola di sangue. Si parlano, gli sono liberati i segreti celesti. Il santo li comprende, in sublime estasi, ecco chiodi misteriosi, fuori neri e dentro splendidi. Punge il dolore acuto e sarà segno di punte. Non c'è opera di uomo sulle piagate membra, non i chiodi, non le piaghe impresse alla natura. Per le piaghe che hai portato, con le quali hai trionfato sulla carne e sul nemico con inclita vittoria. O Francesco, tu difendici fra le cose che ci avversano per poter godere i premi dell'eterna gloria. Padre Santo e Pietoso, il tuo popolo devoto con la schiera dei tuoi figli ottenga il premio eterno. Tutti quelli che ti seguono siano un giorno uniti in cielo, ai beati confessori nella luce della gloria. Amen. Alleluia. Alleluia. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e quelli al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Per noi francescani oggi è grande festa, solennità. Il nostro fondatore, ma per la diocesi di Bologna anche San Petronio e il patrono di Bologna, che verrà celebrato domani, San Francesco, nella diocesi. San Francesco, come diceva Dante Alighieri, è un sole. È nato il sole in questo mondo di tenebra, in questo mondo strano, che vive come se Dio non esistesse, l'ateismo pratico, il consumismo e così via. Vediamo che le letture, soprattutto la prima lettura del testo dei Siragi, dell'autore, sappiamo dei Siragi, diciamo circa 180 anni prima di Cristo, un certo Giosuè ben Sira, il quale è un testo che fa scritto, del testo cosiddetto sapienziale, il testo dell'ecclesiastico, come lo chiama San Cipriano nel III secolo, perché veniva letto nelle comunità, è ricco di insegnamenti sapienziali. E questo testo, siamo nel capitolo 50, parla proprio di San Francesco, adatto alla figura di San Francesco, anche il Vangelo di oggi, così anche la seconda lettura. Ecco, dice il testo del Siragide, chi nella sua vita riparò il Tempio. San Francesco, davanti al crocifisso di San Damiano ad Assisi, sentì quella voce: Francesco, va, ripara la mia chiesa. Chi nella sua vita riparò il Tempio del Signore e nei suoi giorni consolidò il santuario. San Francesco cominciò a riparare la chiesa, pensava alla chiesa materiale. San Francesco, ripara la mia chiesa, che sta crollando tutto. Fa riferimento alla chiesa di Roma,
Perché crolla? Perché è infedele? Perché comunismo? Ormai diventati atei, stessi ecclesiastici, conduce una vita immorale, fatta soltanto di materia, di benessere, va, e difatti San Francesco, primo posto, la povertà, sorella, povertà, Madonna povertà, mea domina, così venivano chiamate, chiamavano i cavalieri alle proprie dame, mea domina, da qui poi era attribuita alla Madonna, Madonna, mea domina, mia signora, e questo Madonna povertà, il distacco non soltanto personale, distacco affettivo, ma anche materiale da tutto ciò che è mondano. Come dice San Paolo, guarda l'avarizia, dice San Paolo nella sua lettera, è la radice di tutti i peccati. Chi è attaccato troppo e pensa sempre ai soldi, non fa altro che parlare dei soldi, delle proprietà, non ha pace, non raggiungerà mai l'unione con Dio. San Francesco l'ha capito. Vai, ripara la mia chiesa, fai comprendere a questo mondo, agli ecclesiastici, che il benessere materiale non dà la pace, non dà la gioia. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, dice il testo dei Siracide. Quindi l'acqua è il simbolo della grazia. San Francesco ha acquistato tanta grazia, scavatica, perché con la sua vita integerrima, fatta di povertà, di fedeltà al Vangelo, ha ottenuto tante grazie. La grazia della vita di Dio in noi. Un serbatoio grande come il mare, perché la vita francescana, vissuta con fedeltà, produce tutto questo. E proprio la povertà, quando viene meno la povertà, l'ordine francescano è stato l'ordine in cui si sono avute tantissime riforme, continue, perché proprio sul fatto della povertà, perché veniva meno col tempo il voto della povertà, si cominciava a acquistare proprietà, non soltanto la povertà comunitaria, la proprietà personale, ma anche quella comunitaria, niente vogliamo possedere, e tutte le riforme proprio su questo punto, perché col passare del tempo si ritornava alla proprietà anche comunitaria. San Francesco, personale e comunitaria, anche l'istituto non deve avere, e qui tante riforme, tante cadute. E quindi, avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città dell'assedio. Qua la sedia di Satana. Avendo paura, come la fortifica? Conducendo una vita di penitenza. San Francesco faceva 7 quaresime l'anno, ha vissuto 44 anni, 1180-1182 fino al 1226, il 3 ottobre 1226. In 44 anni, in 20 anni si è fatto santo, all'età di 24 anni sente questa voce, questo richiamo di Dio, lascia. Non essere cavaliere, ma segui e segui un signore più importante, non il signore del mondo, il re del mondo, ma il re dei re, l'Altissimo. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, entra nella vita divina. Si affaccia nel santuario della casa di Dio, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è la piena. La luna rappresentava il tempo. Con San Francesco, quando si fa santi, quando si vive in Dio, non c'è più tempo. E si è pieni, c'è la pienezza, come diceva San Tommaso d'Aquino, non c'è età quando si vive con Dio, ma quando un'anima è lontano da Dio, perché vive nel peccato, nell'impurità, nell'adulterio, vive nella fornicazione, atti impuri di omosessualità, che adesso è diventata una moda, che sono peccati che non danno pace. Il tempo si restringe, l'uomo non ha pace, non c'è tempo per l'uomo di Dio, eterno, evo eterno, dicevano i santi teologi. Un sole sfolgorante nel Tempio dell'Altissimo, e come diceva quindi Dante Alighieri, un sole nasce un sole nel mondo, perché il sole riscalda i nostri cuori, il sole ci fa vedere la verità, ci fa vedere quello che abbiamo davanti, e quello è stato San Francesco con la sua povertà. E anche la seconda lettura bellissima, San Paolo scrive la comunità dei Galati. Dove è la Galazia? Al cenno della Turchia, scrive quando stava più o meno a Efeso, a Corinto, una lettera difficilissima, dice San Paolo, non conta la circoncisione e la non circoncisione. Perché scrive questa? Scrive agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo, i quali pretendevano, criticavano San Paolo, non bisogna rispettare la legge di Mosè. E diciamo, la circoncisione era un gesto degli ebrei per indicare che appartenevano a popolo eletto, e quindi pretendevano che anche i pagani convertiti al cristianesimo facessero questo gesto.
Questo è un segno particolare sulle parti inferiori per indicare che appartiene al popoletto. Dice San Paolo, non è questo il cristiano. Cambia. Se tu sei cristiano, la tua vita non è solo questi sensi e gesti esteriori, seguire la legge di Mosè, ma seguire una nuova legge, quella di Cristo, che sta nel perdono e nell'amore. E dice San Paolo, se tu osservi la legge di Dio ci sta pace e misericordia, perché io porto le stimmate di Cristo, che significa imitazione di Cristo. San Francesco ha talmente imitato Cristo che nelle 2 anni prima della sua morte, 1224, poco tempo fa abbiamo celebrato le stimmate, il 17 settembre, Gesù ha messo il suo sigillo su di lui, ha portato le stimmate, incredibile, primo caso. San Paolo fa riferimento perché lui ha imitato Cristo in tutto, ha portato i segni della sua passione, cioè ha sofferto perché San Francesco, talmente unito a Cristo anche esternamente, sembra come per Padre Pio, per 50 anni ha portato le stime, perché la sua vita totalmente è conforme a Cristo, ha vissuto come Cristo. E quindi è tutto questo dalla vera sapienza. Ecco perché la liturgia di oggi ci presenta questo bellissimo testo del Vangelo. Un testo che indica veramente la vera sapienza è di San Matteo nel capitolo 11, dove Gesù ringrazia Dio perché Dio vuole il bene, per la tua benevolenza, perché hai tenuto nascoste, cioè la sapienza di Dio, la verità, la vera conoscenza di Dio, ai dotti e sapienti. Non si conosce il Signore attraverso lo studio, come fa qualcuno, attraverso la teologia, la filosofia, su una persona altolocata. No. Dall'unione con Dio, e San Francesco ha avuto una grande sapienza, una grande luce, perché è conforme a Cristo. Dalla preghiera, dalla penitenza, tu conosci il Signore. È quello che ci dice oggi Gesù nel Vangelo. Le hai nascoste questa sapienza, ai dotti, ma le hai rivelate alle persone umili, ai semplici, San Francesco, l'umiltà di San Francesco. Talmente umile, era innamorato di Cristo che ha inventato il presepio. Perché il suo pensiero, ma è possibile che Dio si sia fatto uomo? L'incarnazione per lei è una cosa sua, piangeva di commozione. Quel bimbo è Dio. Ecco, è che l'invenzione del presepe nel greco di San Francesco. E quindi il pensiero che Dio si fa mettere in croce, ma è possibile? Dio, dice, è umile, dice San Francesco. E la vera sapienza della realtà del mondo, la conoscenza del senso della vita, deriva dall'umiltà. Se sei superbo, orgoglioso, pensi che sa di te chi sei, sei uno stolto, dice il testo della sapienza, il testo della Sacra Scrittura. E nell'umiltà, l'umiltà significa essere, abbassarsi, essere praticamente semplici come San Francesco. Tutto è stato dato a me, dice il Signore nel Vangelo, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce chi è Gesù, soltanto il Padre è colui a quale. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, perché Gesù, io vengo dal Padre. Invece tante persone dicono, io so chi è Dio, io so che cosa vuole Dio da te, e Dio vuole questo, stolto. Se non sei umile, non sei unito a Dio, non sei proprio niente. Venite a me, dice Gesù, perché nel momento in cui tu sei umile, sei unito a Dio, ecco, dice Gesù, venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, ti senti scoraggiato, abbattuto, ti senti smarrito, non so che cosa devo fare, vieni a me, che tu sei stanco e oppresso, io vi darò ristoro. Soltanto nella misura in cui tu sei fedele a Cristo, troverai pace e misericordia. Ma se vivi nel peccato, bestemmi, non vai a messa la domenica, hai risentimento ancora verso il tuo fratello, verso i tuoi genitori, verso i tuoi cari, non ti comporti bene, sei arrogante, non avrai pace nella tua vita, mai. E quello ci insegna San Francesco, quella mente sempre rivolta a Dio. Allora il mio gioco infatti è dolce, il mio carico è leggero. Cioè significa che il peso c'è, ma lo porti con Gesù. È Gesù che lo porti insieme con te. E allora diventa dolce, piacevole. Perché? Perché dà senso. È una preparazione per l'eternità. Tutto ciò che soffri con Gesù e per Gesù è tutto paradiso. La sofferenza passa, ma l'aver sofferto bene rimane in eterno. Non basta soffrire come un cane, bisogna soffrire da cristiani, da figli di Dio, per acquistare meriti, altrimenti non c'è pace. E questa è la vita di San Francesco. Ripara la mia Chiesa, come? Dando il buon esempio, una vita fedele, di stacco totale, materiale dalle cose del mondo, non soltanto spirituale.
da questo distacco e che ha raggiunto questa grande unione con Dio, nella semplicità, non ha bisogno di tanto studio, basta studiare, diceva San Felice da Candelice, le cinque lettere, cioè sono le stimmate di Gesù, da lì è la vera sapienza, pensare, meditare, chi è colui che sta in croce? È Dio, Dio che si è fatto uomo. Un pensiero assurdo, San Francesco piangeva, si è ammalato negli occhi, perché? Perché piangeva il pensiero che Dio è così umile. Allora impariamo da lui, da San Francesco, l'umiltà, da cui deriva la vera sapienza, il distacco delle cose e delle materiali, ma soprattutto una vita intelligente. San Francesco, in grande innamorato della Madonna, l'ordine francescano nasce nella Porziungola, Santa Maria degli Angeli, questa piccola chiesa era dei Benedettini, e da lì muore San Francesco sulla nuda terra, vuole essere povero, nudo, sì, sulla terra e nelle mani della Madonna, della Regina degli Angeli, totalmente innamorato di Maria. Dice San Francesco, Maria è la sposa dello Spirito Santo. Se invochi lo Spirito Santo devi invocare con Maria, perché dove c'è lo Spirito Santo c'è Maria, è la sposa, e dove c'è Maria c'è lo Spirito Santo. Non si può arrivare allo Spirito Santo se non per mezzo di Maria. Ad Iesum per Maria, dice il padre della Chiesa, a Gesù per mezzo di Maria. San Francesco, la Madonna è la grazia piena, la piena di grazia, dei caritomi, è l'Immacolata. Allora impariamo da lui la devozione alla Madonna impugnando l'arma del Santo Rosario, come faceva Padre Pio. Ogni giorno recitava circa 100 coroni del Rosario di se lui stesso, perché lì è quella catena che ci tiene unita a Dio e alla Madonna. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. In mezzo a Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito in cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Creda nel Spirito Santo, che è il Signore della vita, e proceda dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Creda la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscendo per il dono di San Francesco, imitatore di Cristo nella letizia, povertà evangelica, preghiamo per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo. Diciamo insieme, Padre nostro, ascoltaci. Dio di misericordia, che in San Francesco ci hai offerto un'immagine vivente del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa perché sia annunciatrice credibile del Vangelo. Noi ti preghiamo, Padre nostro, ascoltaci. Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci hai dato un modello di vita umile e povera, dona ai cristiani del nostro tempo di vivere lo spirito delle beatitudine, perché siano sale della terra e luce del mondo. Noi ti preghiamo, Padre nostro, ascoltaci. Dio della pace, che reso San Francesco un uomo dal cuore libero e grande, illumini i governanti delle nazioni perché non si lascino sedurre dalle suggezioni del potere. Noi ti preghiamo, Padre nostro, ascoltaci. Dio di santità, che ha infuso nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono,
donaci uno sguardo pieno di stupore, perché impariamo a contemplare le meraviglie del creato e a dare voce ad ogni creatura. Noi ti preghiamo, Padre nostro, ascolta. Dio della vita, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi, accogli nella tua pace quanti hanno incontrato sorella morte, perché siano partecipe della gioia eterna. Noi ti preghiamo, Padre nostro, ascolta. Accoglici, Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio unico sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepari il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inoltre i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica,
e lo è infoverato di serafico ardore, per gloriarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stime, te lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adora la gloria del tuo volto. A loro canto concede al Signore che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, dell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo, facci noi un'offerta per l'integra vita, perché possiamo te il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio, San Petronio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra e tu sei il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo Maria, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nei tuoi regni i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato sul divino insegnamento, siamo dire.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Liberaci, Signore, tutti i mali, concedi la pace nei nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto il tuo posto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donate pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Abbiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpus Dominus Jesu Christi, custodia vita mea. Sangue si domino sia su Cristo, questo anima e vita eterna.
Preghiamo. O Padre che ci accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo anche che oggi è il primo venerdì del mese, dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ricordiamo le bellissime parole di Santa Margherita la Coque. Al Cuore di Gesù promette a Santa Margherita che tutti coloro che si confesseranno, si comunicheranno e offriranno la comunione in riparazione a tutti gli oltraggi contro il suo Sacratissimo Cuore per 9 mesi consecutivi, Gesù promette la grazia della perseveranza finale, cosiddetta la tessera del Paradiso. Adesso estendo questa benedizione su tutti voi che ci state seguendo sul canale YouTube in diretta e in differita, mi dico le vostre case, le vostre famiglie, e in modo particolare tutte le persone anziane e tutti coloro che soffrono, inchinando il capo per la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la solennità di San Francesco d'Assisi, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Francesco d'Assisi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Francesco d'Assisi ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. In ringraziamento alla Santa Comunione, per le necessità della Santa Chiesa, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata, Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfida e l'insidia del diavolo. Tu sii il nostro sostegno. Che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi supplichevi lo preghiamo. E tu, Principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Da nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. E l'ora che pia la squilla